in progressivo aggiornamento ed è stato oggetto di apposita ordinanza sindacale di interdizione dei siti. L'amministrazione comunale evidenzia che le risorse a sua disposizione consentono di attuare interventi tampone di protezione e di interdizione delle zone a rischio, che occupano uno sviluppo lineare di oltre 12 chilometri. Il Governo sta affrontando con determinazione il fenomeno dell'erosione costiera in Puglia, come del resto in tutta Italia, ragionando con una visione di sistema, l'unica possibile per assicurare quella programmazione e quella seria attività di prevenzione del rischio mancata da troppo tempo. Ricordo in proposito che il Ministero dell'Ambiente ha sottoscritto con le regioni rivierasche italiane un protocollo d'intesa per la redazione di linee guida nazionali per la difesa della costa, dei fenomeni costieri e degli effetti dei cambiamenti climatici. Grazie. Ha facoltà di replicare il deputato Matarrese, prego. Grazie, signor Ministro, la ringrazio per la risposta. Mi fa piacere constatare che il Comune di Motompoli si è fatto parte attiva per risolvere questo problema. Spiace rilevare che i 4 milioni di euro siano ancora in fattibilità e quindi mi auguro che quanto prima cioè, si arrivi a un progetto esecutivo che consenta un intervento risolutivo e anche ben accetto alla cittadinanza. Rilevo con interesse questo voler creare una banca dati di interventi, allo stesso tempo auspico che si arrivi a definire delle linee guida di intervento sul sistema costiero, perché queste problematiche che la Puglia ha gravemente sofferto sono un po' comuni a tutta l'Italia per la sua conformazione fisica, quindi credo che un intervento strutturale delle linee guida possano aiutare ad avere degli interventi sistematici che non abbiano a incorrere nei problemi della redazione di progetti che di volta in volta ritardano i tempi di attuazione degli investimenti, quindi credo che un'azione preventiva, ricognitiva e nello stesso tempo delle linee guida di intervento possano agevolare anche le pubbliche amministrazioni locali nell'attingere a questi finanziamenti con maggiore celerità e con maggiore tempestività, perché queste problematiche poi inficiano non solo sulla sicurezza dei cittadini, ma anche sull'appetibilità e sulla valenza turistica di queste coste che sono bellissime e che sono per la Puglia un elemento determinante per lo sviluppo turistico che la nostra regione ha avuto soprattutto negli ultimi anni. Quindi la ringrazio per l'attenzione e sono convinto che su questa linea ci sia ancora molto da fare, ma quel che si è fatto credo che sia un passaggio sicuramente determinante. Grazie collega. Passiamo all'interrogazione numero 32546 dei deputati Corda ed altri, concernente chiarimenti in merito al presunto utilizzo di bombe con codice del Ministero della Difesa nel conflitto attualmente in corso in Yemen. La deputata Emanuela Corda ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Grazie Presidente. In una foto pubblicata recentemente da Famiglia Cristiana appariva un ordigno rinvenuto nello Yemen, ordigno presumibilmente scanciato a seguito di un bombardamento saudita. Questo ordigno, tra l'altro, recava il codice e del Ministero della Difesa, del nostro Ministero della Difesa e della fabbrica produttrice, la RVM di Domus Novas, sita in Sardegna. Ecco, noi ci domandiamo come mai il Ministro della Difesa Pinotti si sia recato recentemente in visita in Arabia Saudita, tra l'altro in compagnia del Segretario Generale per gli Armamenti.